Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che ti prepariamo per mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: «Il maestro ti manda a dire: il mio tempo è vicino. Farò la Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a mensa con i dodici. Mentre mangiavano, disse: «In verità, io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, addolorati profondamente, incominciarono ciascuno a domandare: «Sono forse io, Signore? Sono forse io, Signore? O io, Signore?» Ed egli rispose: «Colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Il Figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui. Ma guai a colui dal quale il Figlio dell'uomo viene tradito. Sarebbe meglio per quell'uomo che non fosse mai nato». Giuda, il traditore, disse: «Rabbi, sono forse io?» Gli rispose: «Tu l'hai detto». Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunciata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli, dicendo: «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo».
Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio». Dopo la cena, Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia e disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». E avanzatosi un poco, si prostrò con la faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Poi tornò tra i discepoli e li trovò che dormivano. E disse a Pietro: «Così non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me. Vegliate e pregate per non cadere in tentazioni. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». E di nuovo allontanatosi, pregava dicendo: «Padre mio, se questo calice non può passare da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà». E tornato di nuovo, trovò i suoi che dormivano, perché gli occhi loro si erano appesantiti e non sapevano che cosa rispondergli. E lasciatili, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: «Dormite ormai e riposate. Ecco giunta l'ora nella quale il Figlio dell'uomo sarà consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce si avvicina». Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda,
uno dei dodici, e con lui una gran folla con spade e bastoni, mandata dai sommi sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro questo segnale dicendo: «Quello che bacerò è lui, arrestatelo!» E subito si avvicinò a Gesù e disse: «Salve, Rabbi!» E lo baciò. E Gesù gli disse: «Amico, per questo sei qui!» Allora si fecero avanti e misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco uno di quelli che erano con Gesù mise mano alla spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: «Rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada. Pensi forse che io non possa pregare il Padre mio, che mi darebbe subito più di 12 legioni di angeli?» In quello stesso momento Gesù disse alla folla: «Siete usciti contro un brigante con spade e bastoni per catturarmi. Ogni giorno ero seduto nel tempio ad insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si adempissero le scritture dei profeti.» Allora tutti i discepoli, abbandonandolo, fuggirono.